Dalla partnership italo-austriaca di Multicraft, la casa madre, e BioNRG, l'importatore italiano, nasce Eco Passaparola, la cui mission è introdurre e diffondere nel mercato italiano i prodotti probiotici a base di microorganismi effettivi, mirando a costruire una società basata su alimenti sani nella quale uomo e natura siano armoniosamente correlati, con la finalità di ottenere il maggior beneficio possibile per uno sviluppo sostenibile, il miglioramento e la conservazione della qualità dell'acqua, dell'aria e della fertilità del suolo, risorse e patrimonio dell'umanità. I principi che ci ispirano l'ecologia, la sostenibilità e la tutela dell'ambiente sono la base del nostro successo. Non è più sostenibile la medicina, con l'abuso di antibiotici e di farmaci, l'agricoltura, con pesticidi e anticriptogamici, la zootecnia, con l'uso di antibiotici e l'eccessiva produzione di CO2. L'ambiente domestico, con l'abuso di disinfettanti, l'ambiente e l'industria, con l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, e la produzione di rifiuti, che tutti quanti ormai sappiamo è un problema molto grave. Dall'Istituto Superiore di Sanità, consigli e precauzioni. Dall'agenzia giornalistica ADN Cronos Salute del 29 ottobre ultimo scorso. L'aria che si respira tra le mura domestiche è cinque volte più inquinata di quella esterna. Ripeto, l'aria che si respira tra le mura domestiche è cinque volte più inquinata di quella esterna. La casa non è sempre il luogo più sicuro per la salute. L'aria che si respira tra le mura domestiche, infatti, è cinque volte più inquinata di quella esterna. Lo ricordano gli esperti del gruppo di studio sull'inquinamento degli ambienti di vita dell'Istituto Superiore di Sanità. È importante quanto sottovalutato spiega Sergio Fuselli, direttore del reparto igiene degli ambienti di vita. Il tema della qualità dell'aria che respiriamo nelle nostre case è in tutti quegli ambienti cosiddetti di vita, ovvero che frequentiamo per l'80% del nostro tempo nel corso della giornata, scuola, uffici, mezzi di trasporto e così via. Spesso infatti si dà per scontato che negli ambienti chiusi si è più al sicuro dallo smog. Ma in realtà, aggiunge Fuselli, non è così. Una recente ricerca dell'Environmental Protection Agency EPA, l'ente statunitense di protezione ambientale, ha dimostrato l'esatto contrario ovvero che l'aria di casa è cinque volte più inquinata di quella esterna. E la colpa, continua l'esperto, è soprattutto di detersivi, vernici, smalti, profumatori d'ambiente e tanto altro ancora. Sotto accusa in particolare i COV, ossia i composti organici volatili aggiunge fuselli contenuti nei prodotti per la pulizia della casa degli uffici e di tutti gli ambienti di vita come pure in pitture vernici e smalti nelle candele profumate e nei bastoncini d'incenso nei vestiti e nella tappezzeria sottoposti a lavaggio a secco nell'utilizzo di stufe a legna e caminetti e ovviamente nel fumo di sigaretta il rapporto nazionale pesticidi 2013. Metà delle acque italiane è avvelenata. Sono 166 i tipi di pesticidi rilevati nelle acque di falda. Il 13,2% delle acque superficiali mostra livelli superiori ai limiti. Il grido d'allarme è stato lanciato dall'ISPRA nel rapporto nazionale pesticidi nelle acque 2013. Il resoconto ha analizzato l'evoluzione della contaminazione sulla base dei dati raccolti a partire dal 2003. Mostra un aumento della frequenza di pesticidi di arsenico nei campioni esaminati. Le rilevazioni fanno il paio con le preoccupazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS. Le dinamiche dell'inquinamento delle acque, soprattutto di falda, sono molto lente, quindi anche se si interviene in corsa non si ottengono effetti immediati, ha spiegato l'ingegnere Pietro Paris, l'estensore del documento Ispra. L'esempio più emblematico è quello dell'atrazina, che, seppur sospesa dall'uso agricolo sin dalla metà degli anni ottanta, è ancora tra le sostanze che si rinvengono nelle falde acquifere del nord Italia, dove questo componente chimico è stato per molti anni intensamente utilizzato. Il nostro Paese si trova ora ad affrontare due problemi. Una di persistenza ambientale di agenti chimici che a volte non si degradano e un problema di dinamiche di ricambio molto lente che nel caso della trazzina è di decenni, spiega ancora Paris. Secondo il tecnico dell'ISPRA, per minimizzare i rischi legati a questo tipo di inquinamento, sarebbe necessario intervenire con azioni di prevenzione perché molto spesso un intervento di revoca da parte degli organi dello Stato di una sostanza dal mercato non dà effetti immediati, ma richiede tempi di rientro molto lunghi. Guarda cosa c'è nell'orto. I pesticidi più usati in Italia, dal sito espresso.repubblica.it del 26 aprile 2012. Allora, vediamo in questa slide la sostanza attiva, cioè il pesticida, la tipologia, cioè contro che cosa combatte, diciamo, le colture nelle quali sono impiegati e gli effetti sulla salute di noi che li consumiamo. Allora, vediamo, il buscalid è un fungicida viene messo sulle pere, sulle mele, le ciliegie, le fragole, gli agrumi, l'uva, le nettarine e gli ortaggi. Gli effetti sulla salute nessuno studio disponibile. Captano fungicida conciante frutta, le pomace, ortaggi, spinaci, cavolo, cavolfiore, piselli e carsali. Riniti irritazione pelle occhi studi indicano che aumentano il rischio di cancro mieloma multiplo clorpirifos è un insetticida molte culture dei cavoli delle zucchine dei pomodori dell'insalata delle mele dalle mele ai piccoli frutti studi indicano che aumentano il rischio di cancro Inducono danni neurocomportamentali. L'efenaximide è un fungicida. Si usa sulla vite, sul pesco, l'albicocco, il susino, il ciliegio, la fragola, il pomodoro e la melanzana. Riduce. Ha ah, delle capacità riproduttive maschile. Bene. Fludioxonil è un fungicida, concia delle sementi di frumento, orzo, riso e mais, danni genetici riscontrati su linee cellulari. Triodirmenol è un fungicida, mele, vite, ortaggi, cetriolo, melone, zucchino, pomodoro, peperone, cereali, grano e orzo. Mutazioni genetiche riscontrate su cavie animali. Fosmet insetticida. Mela pera pesca, albicocca, ciliegio, suzzino, agrumi e olivo. Danni neurocomportamentali, riduzione delle capacità riproduttiva, irritazione per gli occhi. Penconazolo, un fungicida. Pesco, melo, pero, fragola, vite, orticole, carciofo, melone, zucca, zucchino, cetriolo, pomodoro, peperone, piselli e cipolla. Danni riproduttivi. Metalaxil è un fungicida. Melo, vite, fragola, ortica, pomodoro, cetriolo, cocomero, melone, carciofo, cavolo, verza, lattuga, fagiolo pisello fagiolino, soia patata concia delle sementi di melone zucchino, solanace mais sorgo soia e pisello. Nessuno studio disponibile. Se vediamo l'asterisco che ci porta in basso, c'è scritto che studi indicano una connessione tra l'esposizione a questi pesticidi e diverse malattie. Non significa che le sostanze causino direttamente la malattia, ma che aumentano il rischio di ammalarsi. In ogni caso, l'utilizzo entro i limiti è legale. Per cui, se vi prendete un tumore al colon o al retto, o al cervello, o i linfomi, leucemie le e tutti i tumori del sangue, sappiate che sono entro i limiti legali. Allora, spieghiamo che cosa sono questi microorganismi effettivi. Sperimentati negli anni 70 dal professor Terugo Higa, microorganismi e batteri della fotosintesi vengono utilizzati oggi in svariati campi. Non si conoscono effetti collaterali conseguente l'uso di questi microorganismi. La peculiarità unica di questa scoperta è costituita dal fatto che gruppi diversi di batteri e microrganismi possono vivere in simbiosi in culture ad hoc, al contrario di quello che si presumeva e che sono in grado di influire sul ciclo biochimico del nostro ambiente, facendolo passare dalla fase che Higa ha definito degenerativa cioè ossidativa a quella rigenerativa, ossia favorendo un'attività biologica antiossidante. Higa selezionò 2000 ceppi di batteri tra anaerobi e aerobi e scoprì come interagivano determinando il principio della dominanza. Oggi le miscele M sono composte da batteri anaerobi della fotosintesi che convivono con quelli della fermentazione e attivano altri microrganismi con la loro produzione di ossigeno. In questo modo, i processi degenerativi vengono trasformati in processi rigenerativi. Esaminandoli nel dettaglio, i microrganismi effettivi sono la combinazione di un folto gruppo di microrganismi non modificati geneticamente, in totale 10 generi di microrganismi e 80 differenti specie che coesistono simbioticamente insieme in un'unica miscela, fra questi i maggiori sono i batteri dell'acido lattico, Lactobacillus plantarum e Lactobacillus casei, i batteri della fotosintesi, Rhodopseudomonas palustris e Batteria, e i lieviti, Saccharomyces cerevisiae. Cosa sono i microrganismi? Sono i custodi della vita. Esseri viventi microscopici che non possono essere osservati ad occhio nudo, avendo dimensioni microscopiche inferiori a 0,1 mm, ovvero un decimo di millimetro. La parola microrganismo è in realtà molto vaga, proveniente dal francese microbe e dal greco micros più che significa vita piccola. In questa categoria infatti si possono raggruppare tutti gli organismi così piccoli da non essere visibili ad occhio nudo. I batteri, organismi unicellulari, delle dimensioni di 0,2 a 10 micron, muffe e funghi, sono microorganismi più grandi quando si sviluppano in colonie, sono visibili anche ad occhio nudo da 2,5 a 20 micron. Ricordiamo che il micron è un millesimo di millimetro. Il mondo dei microorganismi è molto variegato. Essi si suddividono in tre macrogruppi. I batteri, i lieviti, funghi e muffe ed esempio i batteri della fotosintesi. Il principio della dominanza, ossia come interagiscono tra di loro i microrganismi. Fatto 100, il 5% sono microorganismi negativi degenerativi, il 90% sono microorganismi neutrali o definiti anche opportunisti, l'altro 5% sono microorganismi positivi rigenerativi ossia come interagiscono tra di loro i microrganismi nel caso che i microrganismi positivi siano in maggioranza anche di una sola unità gli opportunisti si aggregano a loro creando così un ambiente rigenerativo antiossidativo Invece, in questo caso, avviene l'esatto contrario sono in maggioranza quelli negativi e gli opportunisti si aggregano con loro, creando un ambiente degenerativo ossidativo. La più antica e potente emozione umana è la paura e la paura più antica e potente è la paura dell'ignoto. Sono spesso state create paure indiscriminate verso il mondo microbico che hanno portato a vere e proprie fobie. Campi di applicazione dei microrganismi effettivi. Orti, giardini e agricoltura in genere, per il benessere e la cosmesi della persona, per un ambiente domestico più salubre, per gli animali da compagnia e da cortile. Per le pulizie e per il recupero dell'ambiente e delle acque. Cominciamo dai detergenti probiotici EMC. Pulire con la forza della natura. La loro composizione: i microrganismi effettivi, miscela formata da batteri dell'acido lattico, della fotosintesi e dei lieviti colture microbiche specifiche, preposte alla disgregazione degli idrocarburi, oli e grassi, e della cellulosa, che rafforzano l'efficacia dei microorganismi effettivi. Alcol biologico inferiore all'1%, oli essenziali inferiori a un millilitro di prodotto, senza aggiunta di additivi chimici. E al 100% naturali detergenti probiotici e MC adatti per la pulizia della casa in tutti gli ambienti: concentrato fermentato a base di microrganismi batteri dell'acido lattico, della fotosintesi e lieviti, colture lipolitiche e cellulolitiche, alcol essenza di limone, acido citrico, melassa, olio di pino, olio di arancia, olio di cedro, citronella, enzimi, amilasi, protesasi, lipasi. MC, detergente forte al cedro, per pulire cappe, piani cottura, il lavello, il piano lavoro, il forno, gli armiadietti i piatti, i pavimenti. È ottimo per la pattumiera, elimina i cattivi odori e i moscerini. MC detergente delicato al limone per pulire le superfici in legno, il parquet, i mobili, gli armadietti, le sedie, eccetera. I divani e le poltrone in alcantara, pelle ed ecopelle e anche in tessuto. I tendaggi in genere, i tessuti, i vestiti, le lenzuola e anche i vetri. Detergente anticalcare: adatto per le superfici che presentano persistenti depositi di calcare. Ha un'azione efficace e durevole. Modulare il tempo di applicazione e la diluizione a seconda della quantità di calcare presente per pulire il bagno, la vasca, il lavabo, il box doccia, il bater, il bidet, tutta la rubinetteria e le piastrelle. E.M.C. Detergente per tessuti, diluito 1 a 10 nel lavaggio a mano. Spruzzare sui vestiti, tende e tessuti leggeri. Lasciare agire per 10 minuti e lavare. Diluito 1 a 100. Spruzzare su materassi per prevenire la presenza di acari della polvere. 10 ml aggiunto in lavatrice permette di eliminare il fabbisogno del detersivo da bucato. EMC, detergente per tappeti, spruzzare sui tappeti, moquette e tessuti pesanti, lasciare agire per circa 3 minuti e passare l'aspirapolvere. In presenza di sporco persistente, per una pulizia profonda, lasciare agire per 12 ore, ossia una notte, avendo cura, laddove necessario, di applicarvi sopra una velina. Ripetere l'operazione se ritenete necessario. Crea le basi rigenerative favorevoli perché non si sviluppino acari ed allergeni. Indicato come antitarme e tarli. Ottimo per la pulizia degli armadi e per trattare piumoni e coperte prima di riporli per l'inverno. EMC M. -Clar attivato M. Clar garantisce un benessere naturale senza profumi o oli essenziali ed è perciò particolarmente adatto per chi soffre di allergie. Contrariamente ai convenzionali spray per ambiente che coprono solamente, la soluzione M. Clar neutralizza ed elimina con naturalezza gli odori indesiderati grazie all'azione dei microrganismi effettivi. È particolarmente adatta per rinfrescare l'ambiente ed essere spruzzata su residui e rifiuti biologici. È ottimo anche per eliminare pesticidi e anticriptogamici da frutta e verdura. In altre parole, grazie all'azione eccezionale della soluzione M-Clar, la cattiva aria appartiene al passato, con estrema naturalezza. Mescolando 10 ml di Clar ed un cucchiaino da tè in 4 litri di tempere murali, oltre a prevenire la comparsa di muffe, si previene la cosiddetta sindrome da casa malata. Detergente per la pelle skin care Detergente probiotico a base di microrganismi effettivi, indicato per la detersione della pelle. Ottimo per un bagno rilassante o usato sotto la doccia, diluendo due tappini di prodotto insieme a poche gocce del gel doccia Biomensan in un nebulizzatore Foxy pieno d'acqua. Mantiene inalterato il film idrolipidico della pelle non altera il pH naturale della pelle ed è quindi indicato anche per l'igiene intima, anche quella dei neonati o delle persone anziane che utilizzano il pannolone. Avendo un alto potere cicatrizzante, è consigliabile nella detersione di piaghe da decupito o per le nire ferite ed escorrezioni. Usato insieme al burro corpo biomensan, è un coadiuvante nel trattamento di problemi della pelle, quali psoriasi e dermatiti. Le applicazioni e i dosaggi Aggiungere in acqua fredda o tiepida mai superiore a trentotto gradi, diluendolo nel lavandino OBD quattro tappini che sono circa 20 ml nella vasca da bagno un bicchiere. In caso di nebulizzazione o applicazione diretta con tampone aggiungere due tappini, ossia 10 ml ogni 100 ml di acqua. Come utilizzare i prodotti che vi ho presentato. Nel secchio per i pavimenti, l'utilizzo consigliato di EMC con un rapporto di diluizione in acqua da 1 a 1000, ossia un tappino che corrisponde a 10 ml di prodotto ogni 10 litri. Nello spruzzino nebulizzatore, con il 90% delle applicazioni, l'utilizzo consigliato di EMC, con un rapporto di diluizione in acqua, da 1 a 10 per le superfici, ossia 10 ml per litro. 1 a 200 per tessuti e tappeti, ossia 5 ml per litro e 1 a 2000 per i vetri, ossia 5 ml ogni 10 litri. Sono sufficienti per procedere alla pulizia un dosatore da 10 ml. I pipe grigi in ceramica Foxy Plus lo spruzzino e un panno in microfibra. Bisogna prestare attenzione alla temperatura dell'acqua. Si consiglia tiepida, va bene anche fredda e mai bollente. Come e dove conservarli? È un prodotto probiotico, come tale, sensibile all'ambiente che lo circonda. Deve essere conservato al fresco lontano da sorgenti di luce, calore e onde elettromagnetiche. Bisogna prestare attenzione ai tempi di applicazione. I detergenti EMC, grazie alla loro azione probiotica, sviluppano la loro piena efficacia se lasciati agire per un lasso di tempo variabile a seconda della tipologia di sporco da trattare almeno un paio di minuti. Intercorso tale lasso di tempo, passare sulla superficie interessata un panno umido meglio se in microfibra. Ed ora parliamo dei vantaggi. Contengono esclusivamente materie prime naturali non OGM. Non contengono tensioattivi chimici e sono al 100 per cento biodegradabili. Sono concentrati e si diluiscono in acqua. Con un litro abbiamo 100 litri di prodotto da usare. Sono economici, delicati sulla pelle ed innocui per chi soffre di allergie o intolleranze non schiumogeni, quindi non richiedono risciacqui. Pratici da usare e con pochi prodotti pulisco tutti gli ambienti. Un ottimo potere detergente eliminano lo sporco e i residui di agenti chimici utilizzati in precedenza. Producono un effetto antistatico sulle superfici trattate e garantiscono una durata prolungata dell'effetto detergente. Migliorano il microclima dell'ambiente in cui vengono usati eliminando i cattivi odori. Non coprono gli odori con altre profumazioni, ma rimuovono lo sporco in modo naturale e duraturo. I colori diventano più intensi perché rispettano e reidratano i tessuti. Ed ora passiamo alla linea PET Natural. I microrganismi effettivi sono utili anche per prenderci cura dei nostri amici animali. Il LETIGEN PET Liquido. È un prodotto a base di probiotici ideali per la cura e la pulizia dell'animale domestico, dal pelo alle zampe alla pelle, e per il trattamento degli ambienti frequentati da animali domestici, cuccette, lettiere, gabbie, locali in genere, nel pieno rispetto dell'animale e dell'ambiente. Le applicazioni e i dosaggi. In caso di lavaggio con acqua, diluire in acqua fredda o tiepida nel rapporto 1 a 20. In caso di nebulizzazione, aggiungere due tappini di prodotto in un litro d'acqua. Nebulizzare sulla parte interessata e lasciare agire. Non è necessario risciacquare. Degrada lo sporco ed elimina i cattivi odori, favorendo l'insediamento di una flora batterica rigenerativa e antiossidativa. Il Probio Pet liquido è un prodotto della linea Pet Natural Shop, a base di probiotici appositamente studiato per l'alimentazione e il benessere dell'animale domestico, nel pieno rispetto dell'animale e dell'ambiente. Agisce sulla flora batterica, la vitalità risulta aumentata particolarmente adatto per fronteggiare situazioni di stress. Le applicazioni. Aggiungere alla razione alimentare liquida giornaliera. I dosaggi consigliati sono di 10 ml, ossia un tappino, nella razione dell'acqua da bere giornaliera. Parliamo ora delle ceramiche EM. La tecnologia EM ha trovato nuove prospettive di impiego quando, nel 1995, è stata sviluppata la ceramica EM. Il professor Higa, sapendo che alcuni microrganismi, ad esempio gli archeobatteri, ed in particolare alcuni dei microrganismi effettivi EM, possono resistere a temperature superiori ai mille gradi. Ha avuto l'idea di mescolare i microrganismi effettivi e il mangio all'argilla per dar vita una volta cotto l'impasto fra gli 800 e i 1200 gradi alla ceramica EM. A seconda del tipo di ceramica che si vuole ottenere durante la fase di essiccazione vengono applicati anche raggi infrarossi. Si è dimostrato che mediante questo processo le proprietà positive e le informazioni dei prodotti EM, soluzione madre e mangio, vengono trasferite attraverso l'acqua all'argilla e conseguentemente imprigionate in modo durevole nella ceramica EM. Grazie a questa scoperta si è riusciti a rendere permanentemente disponibili ed efficaci le proprietà dei microrganismi effettivi EM. Ora vediamo alcuni esempi delle ceramiche EM. L'anello Big per trattare fino a 200 litri di acqua. Il Pipes Wash da inserire nel cestello della lavatrice per rendere l'acqua più detergente rompendo i cluster delle molecole per un bucato morbido e pulito senza ammorbidente. Poi abbiamo l'innesto tubo gardenia, l'attacco con all'interno il pipes che crea un vortice per rendere l'acqua del rubinetto ricca di ossigeno. Il sacchetto di pipes grigie in confezione da 20 unità oppure da 165 grammi e da 500 grammi. Da inserire nel filtro che vedete al centro a cartuccia per il trattamento di tutta l'acqua di casa. Con le pipes si possono creare anche dei bracciali o delle collane per proteggersi dai campi elettromagnetici emessi dal computer, dai cellulari, eccetera. I microrganismi EMC non sono solo biodegradabili, ma con l'ausilio dei microrganismi rigenerativi accelerano il processo di depurazione delle acque grazie ai processi di fermentazione rigenerativa che innescano. Qualsiasi sia il campo in cui utilizziamo gli EMC, rispettiamo l'ambiente e noi stessi. Dai piccoli gesti che quotidianamente svolgiamo nelle nostre abitazioni può scaturire un'azione graduale per il risanamento del nostro pianeta. Dove e come posso acquistare i prodotti a base di microorganismi effettivi attraverso Eco Passaparola. Scegli fra le tre modalità di acquisto quella che preferisci. La prima. BASIC, colui che ordina e paga i prodotti direttamente al suo incaricato Eco Passaparola, il quale si farà carico della consegna direttamente. Oppure dal listino prezzi ecco passaparola verrà applicato il prezzo al pubblico. Nessuna spesa ulteriore è prevista. 2. Fidelity, Colui che, a differenza del BASIC, effettua la registrazione sul sito web seguendo il link ricevuto. Un esempio: www.ecopassaparola .net slash e il nome e il cognome di chi vi ha contattato. In completa autonomia, dal suo computer sceglie dal sito ciò che desidera, ordina e paga. E riceve direttamente a casa i prodotti a mezzo Corriere Espresso. A lui, dal listino prezzi eco passaparola, verrà applicato il prezzo cliente che permette un risparmio fino al 20% sul prezzo al pubblico, libero da vincoli di alcun genere né obblighi di acquisto. 3. Premium Colui che sceglie di impegnarsi in prima persona nel diffondere la conoscenza dei prodotti della tecnologia EM a base di microorganismi effettivi. Dal listino prezzi Eco Passaparola verrà applicato il prezzo distributore che permette il massimo del risparmio, mediamente il 25% sul prezzo al pubblico. Avrà la possibilità di creare rete e accumulare ecopunti associati a ciascun prodotto che genereranno una percentuale di guadagno in base al piano marketing Eco Passa Parola. Per accedere a tale modalità acquista il kit d'accesso e compila la domanda di nomina in ogni sua parte. Oltre al risparmio immediato, in base ai punti accumulati potrete avere le seguenti percentuali. Eco 1, 300 Eco punti il 3%. Eco 2,

ECO7, 30.000 ECO 30 punti, il 21%. I punti non saranno solo i vostri, ma anche quelli di tutta la vostra rete. Dopo il 21% si potranno ottenere altre tre qualifiche importanti, come il bronzo, il silver e il gold, con ulteriori bonus. Per info ed eventuali acquisti contattate coloro i quali vi hanno invitato a questa serata informativa. Per altre eventuali domande o commenti potete usare le community alle quali avete aderito. Un caro saluto da Annalisa. Ciao!